Cucù amici, sono Lox, bentornati sui Fatti e le Opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Serie 5, questo video, seconda partita che ho seguito nella giornata. Sono rimasto ancora nel girone B perché era probabilmente una delle sfide più importanti anche in ottica promozione, per quanto dopo 3 giornate sia presto già per darci un'idea di quello che potrà essere il torneo nel suo complesso. La gara è Entella contro Ascoli, partiamo dai fatti. Come sapete, vittoria 2-1 per l'Entella. Molto brava a mettere 2 reti a breve distanza in apertura di secondo tempo, sfruttando anche parecchie magagne e indecisioni della difesa dell'Ascoli, che poi, quando la partita sembrava messa abbastanza nel ghiaccio già per la formazione ligure, ha trovato poi il punto del 2-1 con un calcio di punizione di bando sul quale il portiere Sia Ulis però è stato protagonista di una gaffa abbastanza clamorosa. In quel momento l'Ascoli ha cominciato un po' più a giocare, anzi forse ha cominciato veramente a giocare, cosa che fino a quel momento non aveva fatto, ma il punteggio non è cambiato, anzi Santini ha avuto un'occasione per mettere il 3-1 e poi l'Ascoli con la punizione di Ajapon però nel finale ha avuto la chance anche di andare sul 2 pari, la palla invece ha sbattuto contro la traversa. Veniamo alle opinioni. Bentornati ragazzi, grazie per l'accoglienza di settimana scorsa, benvenuti i nuovi iscritti. Ricordate, anche stasera sono stato invitato a partecipare a una trasmissione Fere Forever, Fere TV, dove parleremo di Serie C, quindi l'occasione ancora di parlare di questo campionato molto bello. Grazie anche per le indicazioni. Da settimana prossima vedremo qualcosa anche del girone A, del girone C. Il girone B però è il focus, anche perché mi sembra più interessante quest'anno. Questa partita metteva di fronte sicuramente due delle formazioni attese a una stagione di alta classifica. L'Entella mi è piaciuto molto, devo dirvi la verità. Primo tempo brutto, una brutta partita da parte di tutte e due, non ai livelli cosmici di quanto è stata brutto Gubbio Ternana, perché quantomeno non si è cercato il calcio moderno, la costruzione da dietro, però è stata una partita un po' ruminata, senza grandi sviluppi di gioco da parte di entrambe le formazioni. L'Ascoli ha cambiato tanto, ha cambiato troppo rispetto alla settimana scorsa, alla vittoria contro la Pianese ottenuta con la rete dopo pochissimi istanti di Varone e poi in una gara non particolarmente comunque positiva, neanche quella per gli uomini di carriera. Ieri invece in questa sfida un Ascoli veramente molto molto negativo, che non è stato di fatto mai in grado di impensierire l'ottima retroguardia dell'Entella, che è squadra ligure, che invece in apertura di secondo tempo ha trovato un 1-2, un colpo da KO veramente notevole, sfruttando il lavoro sulla fascia, sfruttando anche il mismatch, come si dice nella pallacanestro, lo scontro tra Pariti, che ha dominato Cozzoli, che è stato lentissimo nel corrergli dietro lungo tutto il campo, e quando c'è stato il cross dall'altra parte è stato libero di mettere il pallone in rete. Pochi istanti dopo il gol del 2-0, 2 punte lì davanti per l'Entella. Castelli molto bravo, che dà la palla a Guiu, che con un Piermarini a guardare tipo vedetta sulle barche, vedere quello che stava accadendo. Come abbiamo detto prima, l'occasione poi per riaprire la gara l'Ascoli l'ha avuta grazie a una papera del portiere dell'Entella, e lì è nata un'altra partita, perché l'Ascoli ha cominciato a giocare in maniera un po' più combattiva, in maniera un po' più gagliarda. È diventata una vera sfida di Serie C, con combattimenti, anche proteste, sceneggiate, brutta quella tra Guiu e Piermarini, che hanno fatto gara all'Actor Studio peggiore, perché la piccola gomitata di uno, la sceneggiata dell'altro, la finta testata, proprio tutto il peggio, però un po' ruspante in questo calcio, delle volte finto e patinato, non è stato neanche male. L'Entella credo abbia vinto con merito nel finale, al di là appunto degli episodi che avrebbero potuto permettere all'Ascoli comunque di pareggiare con la punizione di Ajapong, però la squadra ligure ha giocato una partita migliore. Mi è piaciuta sia come assetto tattico, Gallo allenatore valido con una sua carriera, un suo pedigree. Mi è piaciuta la squadra da un punto di vista emotivo, trovo che abbia fatto un mercato intelligente andando a prendere giocatori sicuramente all'altezza del compito, in particolare 3 giocatori che sono i primi 3 della serata, e quindi ve li anticipo. La mia prima serie della serata va a Parodi, un giocatore che mi piace tantissimo, l'avevo già visto tante volte con la casacca dell'Alessandria anche in Serie B, e secondo me è stato migliore in campo. Poi gran prova anche di Tiritello, gran leader difensivo e anche tranquillo, sereno nei momenti di discussione o di confusione che ci sono stati. E poi Bariti molto bravo, il gol, ma anche tanto lavoro lì sulla fascia, buon lavoro anche nel centrocampo. Fra
Franzoni e Di Mario hanno fatto molto bene, davanti due punte mobili che hanno saputo fare il fatto loro e mettere in difficoltà la difesa dell'Ascoli, molto bene anche Santini quando è entrato da ripresa. Ci sono altri giocatori validi nella rosa dell'Entella, squadra che è prima in classifica, 9 punti in 3 partite, punteggio pieno, sicuramente una protagonista di questo campionato, una squadra che potrà dare davvero il filo da torcere a tante avversarie. L'Ascoli invece, come ben detto, sulla carta è una delle favorite insieme forse alla Ternana, però ieri l'Ascoli ha giocato una partita molto molto negativa, a partire dalla confusione sia tattica sia di formazioni che si è vista fin dall'inizio. Non mi è piaciuta la scelta la difesa 3, sapete, non sono tifoso della difesa 3, non lo sarò mai, mi piace la difesa 4 e vedremo poi cosa succederà in corso d'opera. La panchina di Carrera peraltro non mi sembra saldissima, anche se vogliamo, dopo una prestazione di questo genere e soprattutto laddove così tanti giocatori dell'Ascoli hanno giocato una partita negativa. Dopo vedremo le pagelle, ma la sufficienza veramente va sì e no a 3, forse 4 giocatori. Davanti a questo tridente Tremolada, Corazza, Ashik è di qualità superiore, sono ottimi giocatori di grande talento, di grande esperienza, non sono stati in grado di produrre niente, forse solo Tremolada qualcosa, certo appena arrivati, certo il mercato, certo il sistema di gioco, però qualcosa in più era assolutamente lecito attenderselo e soprattutto Corazza ha fatto troppo poco. Ma anche in questo caso, nel solito mix tra vecchi e giovani, sono stati un po' i giovani quelli che mi hanno convinto di meno, al di là della prova di Varone a centrocampo che avrebbe dovuto essere un po' il leader e fare un po' da punto di riferimento anche per i compagni, invece l'ho visto in difficoltà. L'Asco io trovo che abbia proprio nel centrocampo un po' il tassello mancante in questa rosa o in questo inizio di campionato. C'erano tante assenze comunque anche in questa partita e quindi anche questo è sicuramente un dato da tenere in considerazione. La linea difensiva, Menna e Curado se la sono cavata, Piermarini vi ho detto molto male, ancora il primo tempo, secondo tempo male, si è perso l'avversario in occasione del gol del 2-0, ha rischiato il cartellino rosso, una prestazione del tutto negativa per lui. Bando si salva con il gol, probabilmente è stato anche il migliore. Alagna un po' innervoso, ho trovato anche tanto nervosismo, ho trovato una squadra proprio non ancora pronta francamente al livello in cui stiamo giocando. Ora sono 5 punti già di ritardo dalla vetta, ok, presto, mancano tantissime partite, trasferta sul campo del Milan Under 23 nella prossima giornata, un campionato che vede 9 punti l'Entella, a 7 punti il Pescara al Gubbio, Pontedera e Vispesaro a 6, le due protagoniste appunto Ascoli e Ternana attese della vigilia veleggiano a metà classifica. È un torneo difficile, è un torneo nel quale bisogna farsi trovare pronti e soprattutto serve la grinta, la combattività, la voglia, quella che l'Entella è stato in grado sicuramente di mettere, quella che prima ancora della confusione tattica mi sembra sia mancata proprio all'Ascoli, probabilmente punti di riferimento che non ci sono, i troppi cambi di formazione, troppi cambi rispetto alla settimana scorsa, per quanto possa non essere stata una partita neanche quella particolarmente valida, è un Ascoli ancora nel quale c'è tanto tantissimo da fare e bisogna vedere anche Carrera, che non mi sembra proprio quel tecnico così grintoso e combattente, tirerà fuori le giuste soluzioni, vediamo, è una stagione da vedere. Però questa è stata una brutta partita e anche se fosse arrivato il pari nel finale col gol di Ajapong sarebbe stato forse un premio esagerato rispetto alla brutta prestazione dell'Ascoli. Le mie pagelle, poi attendo i vostri commenti. Sia Ulis 4,5, il torto di riaprire la partita, il merito di essersi messo il cappellino almeno nei minuti finali. 6 a Manzo, 7 a Tiamanzi, 6 a Tiritello, 7 a Parodi, 7 a Bariti, tra i migliori, 6,5 a Franzoni, 6 a Lipani, 6 a Corbari, 6,5 a Di Mario, 6 a Giglio, 6,5 a Castelli, 7 a Gallo, positivo Santini, veramente valido quando è entrato. Per quanto riguarda l'Ascoli, 6 a Liveri, 5,5 a Menna, 6 a Curado, 4,5 a Piermarini, 6 a Dalagna, 5,5 a Varone, 6 a Bando, 4,5 a Cozzoli. Ragazzi, un ragazzo, sei un giovane, devi combattere, dovresti abbattere, ringhiare sull'avversario, è incredibile il primo gol, la leggerezza con il quale ha fatto partire l'avversario diretto. 6 a Tremolada per qualche colpo che ha illuminato la partita, 5,5 a Corazza, 5 ad Ashik, 5 anche a Carrera. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, attendo i vostri commenti e ci sediamo magari stasera nel programma a parlare di Serie C, e altrimenti l'appuntamento va al prossimo weekend. Iscrivetevi al canale, cucù a tutti, ciao, alla prossima da Lox.